Ispirate da te, che ispirano te e danno vita, danno forza. Signore, aprici questa scrittura, fa che possiamo trovarci l'alimento, il cibo buono per la nostra vita. E questa parola di San Paolo e questo annuncio sulla varietà di voi possa trovare spazio in noi, sanare i nostri cuori e darci la gioia del servizio, la gioia di lavorare nella linea del Signore. Grazie, Spirito Santo, perché nel nome di Gesù ci accompagni e ci dirigi. Possiamo sederci. Ciao a tutti, io sono Gabriele, per chi non mi conosce, anch'io faccio parte di questa commissione. Niente, ecco, facendo un pochino di sintesi, stamani mattina abbiamo assaporato insieme alcune esperienze e quindi abbiamo anche colto, diciamo, quelli che sono alcuni sistemi, alcune appunto esperienze per costruire le nostre relazioni. Ovviamente diciamo che questo tema, come avete già capito, viene frutto anche da un vissuto di questi anni, della pandemia, e quindi ovviamente stamattina abbiamo toccato sul
esperienze, ma come sappiamo il Carmelo ha tantissime esperienze. Un altro tema fondamentale che è uscito stamani mattina, anche da più persone, è questo, che nonostante le nostre diverse esperienze e anche in diverse parti del mondo, la cosa è bellissima, anche affascinante, che nonostante che tutti noi abbiamo delle esperienze, dei vissuti diversi, siamo un'unica famiglia. E quindi un altro aspetto importante, come in ogni famiglia, è come, diciamo, curare, quindi, proprio perché siamo la stessa famiglia, anche le relazioni tra di noi, che abbiamo carismi diversi, storie diverse, ma appartenenti all'unica famiglia, quella del Carmelo. Io non aggiungo altro e ho l'onore soprattutto di passare la parola al nostro generale, che il nome mi vede benissimo perché riesce bene in fiorentino, Minoro, giusto? Perfetto. Passa la parola. Grazie a tutti per questa opportunità di passare un sabato sera con voi. Ho l'idea che tra le tante celebrazioni che facciamo qui a Sassone, quella celebrazione della famiglia, dei laici carmelitani, di tutta la famiglia, sono le più belle. Quindi grazie per questo, grazie anche per questa bella orchestra che abbiamo. Un cammino più carismatico di quanto pensavo, sia la Gesù Cristo. Allora, possiamo entrare in questo argomento con l'aiuto di quel brano della lettera di San Paolo, la prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Voglio dedicare un po' di tempo a questo testo, perché è un testo ovviamente ricco di contenuto, ma contenuto che ci aiuta oggi in particolare ad apprezzare la vocazione di ognuno di noi e anche quello che sta succedendo oggi nella Chiesa, una Chiesa che si muove verso la sinodalità, e questo lo vedremo in seguito. Quindi questo è un testo che Paolo scrive alla Chiesa di Corinto, e quindi una città, dico oggi poetica, o una città di tante facette, tante dimensioni differenti. E Paolo usa il concetto: se cambiamo il modo di pensare della gente, cambieremo anche il loro modo di vivere. E pensare che quello non è molto lontano da una frase che troviamo nella nostra regola. In quel capitolo che parla delle armi spirituali, c'è quella piccola frase che dice che saranno i pensieri santi a salvarci. Quindi entriamo in questa dinamica di pensare a come pensiamo e come molte volte viviamo d'accordo con quello che pensiamo. E quindi qui Paolo, in mezzo a una città con molti interessi differenti, tra i più intellettuali ai più morali o immorali, lui vuole dare un modo di pensare che aiuterà la gente a costruire la loro vita e la vita della società. E quindi comincia. E io so che voi avete il testo nel libretto, quindi potete anche seguire leggendo il testo.
Inizia così, riguardo ai doni dello Spirito, non voglio che restiate nell'ignoranza. Sapete che quando eravate pagani, vi lasciavate trasportare verso gli idoli, muti, secondo l'ispirazione del momento, quando eravate pagani. Adesso non siete più pagani. Avete cambiato il vostro modo di pensare e il vostro modo di vivere voi. Perciò vi dichiaro che nessuno, mosso dallo Spirito di Dio, può dire maledizione a Gesù. E nessuno può dire Gesù Signore, se non in virtù dello Spirito Santo. Mosso dallo Spirito Santo. Quante volte troviamo nel Vangelo Gesù, mosso dallo Spirito Santo, va nel deserto, mosso dallo Spirito Santo, comincia a parlare. C'è poi varietà di doni, ma uno solo Spirito. C'è varietà di ministeri, ma un solo Signore. C'è varietà di operazioni, ma un solo Dio che opera tutto in tutti. Ed a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Paolo ha scelto una frase un po' povera per esprimere una cosa grande, cioè che l'utilità comune per noi è la salvezza, è l'opera di Dio ed è la nostra collaborazione con l'opera di Dio che dà importanza a tutti questi doni. Quindi l'utilità comune, del gruppo in comune, della società in comune, della famiglia in comune. A uno viene data dallo Spirito parole di scienza, a uno la fede per lo stesso Spirito, a un altro il dono delle guarigioni sull'identico Spirito, dell'identico Spirito, a uno il potere dei prodigi, a un altro il dono della profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue, a un altro. Ma tutte queste cose le opera il medesimo e identico Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Allora, se io guardo questa grande assemblea, per forza devo vedere in questa assemblea una varietà di doni in ogni persona qui presente. E questo per noi magari è un cambiamento di cultura, di guardarci l'uno gli altri e di guardare noi stessi e di trovare in noi stessi e negli altri portatori e portatrici di doni dello Spirito. Quindi si può pensare che ogni cosa che riusciamo a fare è dono dello Spirito. Se mi lavo le mani è dono dello Spirito, in un certo senso. Se faccio le spese, dono dello Spirito. Se porto i bambini a scuola, dono dello Spirito. Quindi ogni cosa si può vedere come dono dello Spirito per uno scopo, per un bene grande, che nei termini della Scrittura è appunto la salvezza o anche la costruzione in mezzo a noi del Regno di Dio. Allora,
questo senso possiamo dire che sono tanti i doni, ma non tutti i doni hanno la stessa importanza. E Paolo, dopo aver parlato di tanti doni, poi continuerà e nel capitolo che segue il capitolo 12, cioè il capitolo 13, a parlare dei doni più importanti. E secondo lui, tra tutti i doni più importanti sono la fede, la speranza e la carità. E poi dirà, tra questi tre, il dono più importante è la carità. Allora, se è vero che noi in questa assemblea possiamo riconoscere la presenza dei doni dello Spirito, che cosa ci lascia questo? È una cosa incoraggiante? È una cosa sfidante? Una cosa che ci lascia in pace? Una cosa che ci energizza per la missione? Perché il dono è dato, lo stiamo dicendo, dallo Spirito Santo all'individuo, ma anche qualche volta al gruppo, alla comunità. Noi abbiamo l'idea che noi tutti, come famiglia carmelitana, viviamo di un dono dato a tutta la famiglia religiosa. E quindi è lo Spirito che dà questo dono per uno scopo particolare. E nel momento di servire questo scopo particolare, il dono poi diventa carisma. Carisma nella vita della persona, carisma nella vita della Chiesa. E lo scopo, come ho detto prima, è quello di costruire tra di noi il regno di Dio, contribuire alla salvezza. Allora, vediamo questo concetto. Se io ho dei doni e con questi doni faccio del bene, sto contribuendo alla costruzione tra di noi, in questa società, in questo mondo, la costruzione del regno di Dio. E io vivo con quell'idea. Quella magari è la mia vocazione come laico, come sacerdote, come religioso, religiosa. Fare la mia parte nella costruzione del regno. E quindi dobbiamo pensare che anche le cose più banali, più semplici, fatti a casa o sul lavoro, all'aria aperta, cose fatte con uno scopo, con una finalità buona e positiva, che contribuisce a costruire la famiglia, la casa, la comunità. Questo è l'esercizio poi dei doni dello Spirito Santo. Però dobbiamo essere consapevoli dei doni. E parte della ricchezza di questo testo di Paolo, che adesso vedremo, che nella questione dei doni c'è spazio per tutti e non c'è nessuno in questo mondo che non ha ricevuto i doni dello Spirito. Per lo stesso fatto di essere creato da Dio alla sua immagine e somiglianza. E vediamo allora come continua il testo di San Paolo. Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo.
Siamo stati infatti battezzati tutti con un solo spirito per formare un corpo solo, sia giudei, sia greci, sia schiavi, sia liberi. A tutti siamo stati abbeverati nel medesimo spirito. E voi vedremo come oggi, in questo movimento verso la sinodalità della Chiesa, il fondamento è il battesimo. Il battesimo di tutti noi. Ma c'è anche dietro il battesimo la dignità della persona umana, creato da Dio. Quindi ecco il motivo, il fondamento della partecipazione di tutti nella costruzione del regno di Dio insieme. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membri. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Ed ecco, noi viviamo adesso con una nuova caratteristica della vita della società e della vita della Chiesa. L'idea di non escludere nessuno. E quante categorie abbiamo nella società per escludere le persone? Perché sono stranieri, perché sono malati, perché non hanno la nostra educazione, eccetera, eccetera. Paolo vive con l'idea che il corpo è uno. E ogni parte del corpo è differente. E nessuna parte del corpo può dire all'altra parte: tu qui non appartieni. Anzi, lui vuole che noi viviamo con l'idea di riconoscere noi stessi la parte nostra propria, l'orecchio, l'occhio, il braccio, quello sia, però anche che riconosciamo i doni degli altri. E riconoscere il dono degli altri è buona novella per noi. Perché io faccio parte del corpo, sono contentissimo che il corpo abbia due orecchie anziché uno. Sono contentissimo che il corpo abbia una testa e due piedi e 5 e 10 dita. Sono contento, ringrazio il Signore che viviamo in questo tipo di modo di pensare, perché il modo di pensare cambia il modo di comportarci e il modo di vivere. Quindi esaminiamo un po' le motivazioni. Se io esamino me stesso in questo momento, che sto facendo? Sto rispondendo all'invito molto gentile del priore provinciale a venire a parlare. E questa è una motivazione buona, ma forse non basta. Forse sono qui perché ho l'idea che posso dire qualcosa che poi può aiutarvi nella vostra vita. Una buonissima motivazione, ma c'è di più. Questo magari non basta. Sono qui per dimostrare la brillantezza della mia educazione, della mia cultura, del mio essere irlandese. Una motivazione non così bella, e quindi lo lasciamo da parte. Quali sono allora le motivazioni più profonde? E le motivazioni più profonde è la mia unione con la costruzione del regno. In qualche modo la nostra attività stasera, per la famiglia in sé e anche per ognuno di noi, in qualche modo è una partecipazione al lavoro di Gesù nella sua costruzione del regno. Ed è in questo che adoperiamo i nostri doni,
Ed è nel momento di adoperare i doni, riconoscere innanzitutto i doni e usare i doni, che poi ci troviamo con quel lavoro di Gesù. Gesù che dice che il suo Padre lavora sempre e anche lui lavora nella costruzione di questo regno, regno di giustizia, di pace, di amore, regno di gioia, di gratitudine, di serenità. Allora vediamo l'idea che c'è un solo corpo e ogni parte deve partecipare alla vita, al presente, al futuro del corpo, secondo i doni ricevuti. E qui entriamo nella questione della partecipazione e della sinodalità. Se guardiamo bene quella parola della partecipazione, quell'immagine che Paolo dà del corpo, significa che ogni parte del corpo partecipa alla vita del corpo. Se ci fosse una parte che dice no, io non partecipo, che cosa succederebbe con il corpo? Quindi l'occhio decide che adesso non partecipa più e quindi il corpo rimane cieco. Il piede non partecipa più, quindi il corpo rimane zoppo. Quindi è con la partecipazione di tutti i fedeli, di tutte le membra, che il corpo vive. Allora immaginiamo questo nel contesto della famiglia. Immaginiamo questo nel contesto della comunità religiosa. La possiamo anche immaginare nel contesto di tutta la Chiesa o della società. Se c'è una parte della società che dice io non partecipo più, cominciamo a vedere come la società è impoverita dall'assenza di quella parte, dalla non partecipazione. Quindi io posso vivere in una comunità religiosa e dire no, non mi piace, non ci partecipo più, rimango fuori. Così sono capace di distruggere la comunità. La stessa cosa lo sentiamo quando un membro si ritira dalla vita familiare. La famiglia soffre per l'assenza di quella parte della famiglia che porta i propri doni. Ma nella nostra società c'è un altro fenomeno. Quindi abbiamo visto il bisogno di partecipare e la possibilità di decidere di non partecipare. Ma c'è anche quella parte della società che impedisce la partecipazione di tanti. Questo è uno dei difetti del sistema sociale e economico nel momento attuale, come ha dei meccanismi per escludere e non far partecipare tutta una parte della società, tutta quella parte della società, nelle parole del Santo Padre, la parte scartata, come se non avesse importanza. E c'è anche, ci sono anche i meccanismi della società che favorisce la partecipazione del gruppo forte, del gruppo che può rendere ad esclusione dei più deboli. San Paolo parte da tutta un'altra dinamica, che ogni figlio e figlia di Dio è necessario perché il corpo sia sano. Ed ecco quindi l'idea della partecipazione. Il mio volere partecipare
così io contribuisco con i miei doni. Il mio volere partecipare, perché così io ricevo dalla ricchezza degli altri doni presenti. Il fatto che il peccato fosse mortale del mondo di oggi è il peccato della non partecipazione dalla parte di chi non vuole partecipare o dalla parte di chi impedisce la partecipazione di altri. In questo arriviamo a questa nuova idea, nuova ma molto vecchia, della sinodalità. Come sapete, la Chiesa adesso si muove tutta in sintonia verso la, o stiamo già dentro il processo del Sinodo dei Vescovi del 2023. E che cosa vuole la Chiesa? Che cosa vuole Santo Padre con tutto questo parlare della sinodalità? Innanzitutto vuole rispettare il fatto della verità del battesimo. E che cosa fa nella vita di ognuno di noi il nostro battesimo? E come si può costruire una Chiesa in una società in cui tutti possono partecipare, ognuno secondo i doni che ha ricevuto? Quindi la sinodalità vuole dire che ogni membro ha qualcosa da dire, ogni membro ha qualcosa da contribuire, perché ogni membro è in conversazione con lo Spirito Santo. Allora, vivere noi con questa consapevolezza, che ognuno di noi ha qualcosa da dire, ognuno di noi ha qualcosa di contribuire alla costruzione, nel nostro caso, della famiglia domestica, ma anche della famiglia spirituale, che chiamiamo il carnevo, e anche della famiglia della Chiesa e della società. Se vogliamo partecipare, se vogliamo riconoscere noi stessi quel qualcosa con il quale possiamo o anche dobbiamo contribuire. Il nemico di tutto questo lo sta dicendo Papa Francesco in termini molto forti. Il nemico di tutto questo è il clericalismo. Il clericalismo, nel suo modo di pensare, è quell'atteggiamento che non ha bisogno dei doni degli altri. È l'atteggiamento di colui o di quell'organizzazione che pensa di avere in sé tutti i doni necessari, senza pensare ai doni di tutto il corpo. Un altro piccolo aspetto di questo è il clericalismo, e quell'atteggiamento di colui che rimane a distanza, si trova bene nella sua autorità e pensa di avere tutte le soluzioni senza entrare in dialogo e qualche volta in conflitto, qualche volta in lotta con gli altri partecipanti della società o della famiglia. Quindi per superare questo, anche per questo motivo, vogliamo, tutta la Chiesa vuole promuovere oggi la sinodalità. Sinodalità che vuol dire camminare insieme, riconoscerci come peregrini gli uni gli altri verso il mondo
che il Signore ci prepara. E farlo insieme, e ancora una volta farlo con gioia, deve essere motivo di gioia della Chiesa il fatto che tante persone vogliono partecipare. Io non posso sentirmi minacciato se c'è un gruppo qui, un gruppo là, una persona qui, una persona là, che vuole parlare, che vuole dare la sua parte, che vuole camminare con me. Qualsiasi deve essere visto come mio fratello, come mia sorella, con cui posso camminare insieme. Ed è vero oggi, e lo stiamo vedendo, siamo già dentro il processo del sinodo, e quindi buona parte del lavoro è stato già fatto. E stiamo vedendo che nella Chiesa non tutti vogliono questo processo. Stiamo vedendo, da tutti gli studi fatti, che ci sono delle chiese che sono molto entusiaste, i vescovi, i religiosi, i superiori, tutti quelli animatori, e il cammino va avanti. Però in altre chiese, per mancanza di convinzione magari, per mancanza di accettazione dell'idea, o non si sta facendo niente, o addirittura si sta anche ostacolando il processo. Quindi c'è questa fede nostra che, in mezzo a tutto questo, lo Spirito Santo continua a lavorare. E può lavorare con quelle persone che poi accettano, si aprono e usano quella parola che oggi sta diventando sempre più importante nella vita della Chiesa, cioè il discernimento. Ed il discernimento è quella capacità che noi abbiamo di distinguere. E anche qui sto un po' seguendo il pensiero del Papa Francesco. Quando lui scrive nell'esortazione che ho detto è esultante, che ognuno di noi deve imparare la scienza del discernimento. E la scienza del discernimento consiste in questo. Il saper distinguere. Certe cose nella vita aiutano, certe cose non aiutano. Certe cose costruiscono, altre cose distruggono. Quindi il discernimento distingue. Distingue guardando che cosa sta succedendo. E per arrivare a questa capacità dobbiamo riconoscere che anche quella capacità di distinguere, di vedere dentro le cose, anche questo è dono dello Spirito. E se è dono dello Spirito, ognuno di noi, secondo il Papa, deve chiedere il dono, chiedere a Dio che ci dia questo dono che ci aiuta a distinguere. E normalmente siamo bravi a distinguere il bene dal male, altrimenti che vita abbiamo se non avessimo la capacità almeno di distinguere il bene dal male. Ma molte volte la cosa è più sottile. Ed è qui che io vedo una interpretazione. Non è nuova, è abbastanza contemporanea, della giustizia. E quando voi vedete il tema di questo congresso, custodire le relazioni, noi ci accorgiamo subito che tutta la nostra vita è questione di relazioni, le relazioni che abbiamo in famiglia, tra gli amici,
nella società. Le relazioni interpersonali, relazioni. Abbiamo anche la nostra relazione con Dio, relazione. E oggi stiamo vedendo che abbiamo anche una relazione con la casa comune. Allora, la giustizia diventa poi l'idea di costruire, custodire e costruire relazioni buone, corrette, è la parola che qualche volta usiamo. Quindi se la mia relazione con l'altra persona non è corretta, né lui né io, cresciamo attraverso questa relazione. Al contrario, ci diminuiamo in quella relazione. Quindi costruire relazioni nelle varie parti della nostra vita che non tirano giù, ma alzano la persona, edificano la persona. In questo ci vuole il discernimento. Perché sarebbe interessante vedere la relazione tra genitori e figli. Molte volte abbiamo l'idea che sono sempre buone, ma sappiamo che no. Certe relazioni familiari tra genitori e figli sono l'imposizione dell'amore, dell'autorità, in una situazione in cui né i genitori né i figli crescono. Non dovrei usare questo esempio, ma lo uso perché è uno dei punti più sensibili per capire esattamente la natura di questa distinzione tra le relazioni che edificano e le relazioni che tirano giù, che diminuiscono. Allora, il discernimento, il dono del discernimento ci aiuta a vedere la relazione che abbiamo con Dio, la relazione che abbiamo con gli altri, la relazione che abbiamo con il creato, per vedere se io e il creato cresciamo, se io e Dio cresciamo, se io e i miei e la mia famiglia cresciamo, o se al contrario ci tiriamo giù a vicenda. Certo, parlare di Dio che cresce. Dio cresce? Vi ricordate quella frase che molte volte citiamo, che la gloria di Dio è la persona umana in piena vita? Allora sì, se la persona umana matura ed è in piena vita, Dio cresce, la sua gloria cresce. Okay. Il discernimento, stavamo dicendo, è il dono che dobbiamo chiedere. Il discernimento poi ci aiuta a distinguere. Nel momento di ricevere il dono, dobbiamo ascoltare, essere attenti. E l'essere attenti ci apre alla possibilità di non controllare, di non fare nostro tutta la realtà, ma di aprirci a quello che ci dirà il discernimento, a quello che ci dà, in fin dei conti, lo Spirito Santo. E come ultimo punto è questo. Il discernimento passa sempre per la croce. Il discernimento che è un discernimento egoista, il discernimento che a me mi fa la vita più comoda, il discernimento che a me mi fa sentire più brillante, più bravo, migliore degli altri, probabilmente non è un discernimento giusto. E nel mondo carmelitano, il discernimento cerca i segni dell'amore di Dio,
Ed ecco perché possiamo capire quello che il Papa dice quando dice che il discernimento passa per la croce, perché passa per la capacità della persona umana di accogliere l'amore di Dio e di essere lui stesso per amore. Il simbolo di quell'amore è la croce. Quindi il discernimento carmelitano è quello di andare cercando i segni dell'amore di Dio nella vita delle persone e anche nella mia vita. E cogliendo questi segni dell'amore, io costruisco la mia vita e la vita della comunità con questo amore. E questo amore trova la sua espressione in tutti quei doni che abbiamo oggi cominciato a riconoscere tra di noi. Finiamo allora con quell'idea di San Paolo, che tra tutti noi alcuni saranno più importanti, ma ogni dono nel momento giusto ha la sua importanza e deve essere riconosciuto e usato, utilizzato, adoperato. Ma a fin dei conti i doni più grandi sono la fede, la speranza e la carità. E nel mondo carmelitano voi sapete che questo è un po' raccolto in quello che Santa Teresina ci lascia, come Santa Teresina e tanti altri santi della nostra tradizione ci lasciano, come la conoscenza dell'amore di Dio. La nostra conoscenza dell'amore di Dio è la nostra fede, è la nostra speranza. E nella misura in cui noi viviamo di quella conoscenza dell'amore di Dio nella nostra vita, è anche il fondamento della nostra carità. La carità di cui parliamo è la carità di Dio che vive in mezzo a noi. Quindi l'idea di riconoscere tra di noi i doni che il Signore, che lo Spirito ha elargito per tutti noi, questo è un po'. Su questo costruire la nostra vita familiare, sociale, personale, e anche su questa base apprezzare il fatto che tra i doni che abbiamo ricevuto c'è quel dono che ci unisce in un unico, in una unica famiglia religiosa e spirituale, il Carmelo. C'è l'invito a riconoscere tutti noi questo dono, il carmelitano in me che parla con il carmelitano in ciascuno di voi. Ci aiuta a riconoscere i doni che abbiamo ricevuto e ci incoraggia, ci spinge, ci urge a usare questi doni per la costruzione del regno e della nostra famiglia spirituale. Grazie. Grazie Padre. Per noi lei sarebbe il papà della famiglia carmelitana. Il papà. Papà. Si dice papà. Quindi niente, accogliamo ecco con profondità quanto ci dice il nostro padre generale, che ci lascia anche delle domande su cui adesso noi riflettiamo. Adesso le stanno ancora sistemando e verranno proiettate nelle varie schede. Quindi ci prendiamo 10 minuti di silenzio per fare, diciamo, una riflessione molto personale.
Dopodiché restiamo qui, in questa riflessione restiamo un attimo qui, seduti sempre al nostro posto, senza disperderci, perché poi Padre Nino ci indica, diciamo, i vari gruppi e i luoghi dove ci incontriamo e condividiamo a gruppetti le nostre riflessioni, proprio su quello che sono gli spunti dati dal nostro Padre Generale. Allora, come diceva Gabriele, la cosa che vediamo ora, dopo il tempo che Padre Sebastian scrive, le domande si possono essere proiettate. Ci saranno sei coordinatori che poi faremo vedere qui, prima di andare una piccola pausa. Ora, restando voi nei vostri posti, vi conteremo. Ad ognuno verrà dato un numero da 1 a 6. Ricordatevi il numero che vi viene detto, perché poi quel numero appartiene al gruppo con cui condividerete le domande sulla riflessione di Padre Nicol. Va bene? La cosa importante è stare fermi e guardarvi. Ricordarvi il numero che è stato dato, va bene? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, siamo stati da... Sì. Ricordatevi il numero che vi è stato assegnato, perché dopo questi 10 minuti circa di pausa da Padre Sebastian, queste sono le domande, tanto i vostri coordinatori che vi coordineranno praticamente anche qui e tutte le domande. Magari ve lo aspetteranno, non preoccupato che potrà fare quello che vedrà, però intanto se sono presentate. Ora la cosa che vi si chiede è prenderci qui, vi chiediamo un po' di riflessione personale silenziosa, perché è importante anche. Vi state a leggere e riflettere su queste domande e poi ci prenderemo dopo 10 minuti e vi andremo.
Allora, fino alle 5:30 vi chiediamo di fare questi 20 minuti di silenzio e di riflessione personale, una sorta di deserto, perché è importante anche. Spesso fermarci per ascoltare, per riordinare, ci aiuta anche a vivere discernimento. Poi alle 5:30, dalle 5:30 alle 6 faremo una mezz'oretta di pausa, dopodiché vi ritroverete nei gruppi così come vi sono stati assegnati col numero. Buona riflessione. La cosa è di seguire il silenzio per piacere.